Oggi l'influenza, e non solo l'influenza, la prevenzione, i vaccini e le vaccinazioni, i Novax, le fake news in medicina, il farmaco, scetticismo. Risentiremo le testimonianze del pluricandidato al Nobel Giulio Tarro e Amelia Filippelli. Anche perché tra poco, alle 10.30, al Comune di Battipaglia si svolgerà proprio un meeting sui vaccini, prevenzione, influenza, promosso dal Comune di Battipaglia con l'ASL Salerno, il Distretto Sanitario 65, la Federazione dei Medici di Medicina Generale, la Fondazione Pascale di Napoli, presente lo stesso professor Giulio Tarro, virologo di fama mondiale. E quello dei vaccini e delle vaccinazioni resta, lo sappiamo, uno dei temi più discussi, controversi, anche stressanti degli ultimi tempi, oggetto di campagne diametralmente opposte, di assoluto sì ed obbligo per i vaccini, oppure di assoluto no e di fuga dai vaccini. Non si pensi però che le paure, le critiche, gli scetticismi sulle vaccinazioni siano un fatto recente. Già alla fine del Settecento, con il medico inglese Edward Jenner, che vedete, lo vedete in questo disegno, inocula nel braccio di un bambino il virus del vaiolo, reso meno virulento per immunizzare la malattia, immunizzare il bambino, cominciarono a insorgere i primi movimenti anti-vax. E fioccarono anche manifesti, vignette satiriche come questa contro i vaccini, come questa di fine 800, dove un policeman inglese esibisce un atto di vaccinazione contro il vaiolo, diventato obbligo, e poi la morte, vedete, che inocula il vaccino al bambino come a significare che vaccinazione equivale a morte sicura. Ma erano altri tempi, tempi terribili in cui il vaiolo mieteva migliaia di vittime. Oppure quest'altro libello di inizi Novecento, eccolo qui, che fa vedere il disegno di un bambino diventato deforme a causa del vaccino, è un titolo che sembra anticipare i titoli delle fake news che appaiono sui social oggi. The Vaccination e Curse, la maledizione della vaccinazione, and Emenas, la minaccia della libertà personale. Insomma, pari pari agli allarmi alzati oggi dai Novax. E l'opposizione forte, centrale oggi ai vaccini è che la vaccinazione può essere la causa dell'autismo, un abbinamento improbabile il cui promulgatore, lo vedete in questa foto, il medico inglese Andrew Wakefield, poi radiato dall'ordine dei medici inglesi perché manipolava dati sanitari. Oggi sono le fake news, le notizie false, camuffate come interrogativi. Si pensi che il Health Web Observatory ha calcolato che le bufale, le fake news sulla medicina, siano 14.000 al mese, oppure le affermazioni infondate ad innescare paure e scetticismi. E aggiungiamoci anche le sanzioni stabilite dall'ex ministro Lorenzin alle famiglie che non ottemperavano agli obblighi di vaccinazione per i propri figli. Un errore perché obbligare è giusto, come si fa in tutta Europa, negli Stati Uniti, perché senza obbligo si ingenera una pericolosa autarchia, ognuno che decide per sé. Però senza le sanzioni, con l'obbligo solo di esibire il certificato di vaccinazione, come avviene per esempio negli Stati Uniti o anche in Germania. Intanto quest'anno ci sembra che ci sia stato il boom delle vaccinazioni. Gli italiani hanno ripreso confidenza, un rapporto fiduciario con la vaccinazione, e in molte regioni addirittura le scorte di vaccini si sono esaurite. Sembra quasi che le campagne antivax, radicalizzando insomma lo scontro, siano servite più a spingere le persone a vaccinarsi che non a, come dire, a scoraggiarle. Ma torniamo sul clima delle scorse settimane, perché ci chiediamo perché tanta paura per i vaccini, che invece sono indispensabili per prevenire tante malattie gravi e spesso mortali. Insomma, i vaccini sono o non sono un successo della medicina? Lo abbiamo chiesto in un'intervista Skype a distanza ad uno dei virologi più famosi al mondo, Giulio Tarro. Risentiamo. Ma io direi, non voglio pedissequamente ripetere che secondo molti studiosi nel campo sia la scoperta forse più importante dopo l'acqua potabile. Sì. Però dobbiamo tenere presente che se c'è veramente un successo della medicina che praticamente è facilmente sotto gli occhi di tutti, è per esempio la comparsa del
grazie alla vaccinazione. Oggi possiamo dire che da qui a pochissimo sarà lo stesso per la parasi infantile, proprio grazie in particolare al vaccino Sebi che ha sconvolto, per così dire, la scoperta che non era quella di inattivare un microrganismo, in questo caso il virus della polio, ma addirittura di far sì, di attenuarlo, che potesse provocare un'epidemia immunitaria, che è un concetto intellettualmente, insomma, per l'epoca grandioso. Ecco, Giulio Tarro, che oggi è componente nel Comitato Tecnico Nazionale nella sezione Lotta contro l'AIDS e presidente a vita nella Fondazione di Beaumont Bonelli per le ricerche sul cancro, lo ricordiamo, è stato allievo di Albert Sabin, lo scienziato americano che negli anni 60 inventò il vaccino. Qui lo vediamo in questa foto giovanissimo, Giulio Tarro, a fianco a Sabin, appunto con virus viventi attenuati contro il virus della poliomielite, quello che ha salvato milioni di vite umane e che si prendeva con le famose due gocce sulla zolletta di zucchero oppure si inoculava sotto cutanea. Tarro fu quindi il figlio scientifico di Sabin perché lavorò con lui anni in America. Ed è lo stesso Tarro a raccontarci com'era Sabin, mai amato dagli americani perché un ebreo polacco, tanto che i primi a valorizzarlo furono i russi. E qual è il suo giudizio sulla ricerca in Italia? Penso sia molto importante sapere che Sabin era un grande maestro. Cioè io appena sono arrivato, sono stato con lui sedendo praticamente a fianco per tutto il primo anno, posso dire, finché diciamo, è stato lui convinto che io avessi imparato a sufficienza, che poi poteva praticamente lasciarmi da solo a dirigere le ricerche che avevamo in corso. Era cioè, un maestro che proprio, come dire, che si può dire col cucchiaino è in grado di metterti in bocca tutto quello che devi sapere e ti aiuta poi proprio a pensare. Cioè, però è un maestro, diciamo pure, ma anche duro, nel senso, come probabilmente deve essere un maestro verso cui uno deve sapere, diciamo, appunto, devi chiamarlo maestro. Praticamente. Però diciamo, era tutt'altro diciamo, fuori il laboratorio, era una persona che gli piaceva vivere, gli piaceva per così dire, mangiare, gli piaceva ballare, allora mi dava una macchina scoperta, quindi insomma era una persona anche molto affabile, molto, così, molto gradito alle donne, era veramente un personaggio unico. E ovviamente ci guardiamo alla ricerca in Italia. Dobbiamo subito andare a guardare le percentuali sul PIL. Io mi ricordo in particolare quando ero già rientrato in Italia, avevo già svolto 3 anni di ricerca con i fondi americani e poi sono stato richiamato da Sabin in America all'apertura del nuovo centro di Frederick che prendeva il posto dei laboratori per la guerra batteriologica diventano i laboratori per la guerra contro il cancro. E quindi praticamente io in 3 anni di lavoro, diciamo, a Napoli sono stato in grado di ripetere le stesse cose in 3 mesi. Per cui, diciamo, il finanziamento serve, ma poi c'è la burocrazia, c'è l'organizzazione, c'è la meritocrazia che lei giustamente ha citato, allora potevo dire la gerontocrazia. In ogni caso ci sono tanti, tanti altri problemi, ma se noi appunto guardiamo alla percentuale del PIL, allora era l'1%, ora non è proprio cambiato. E la ricerca praticamente rispetto a 40 anni fa c'è la stessa percentuale del PIL e quindi praticamente dire che a livello finanziario non è cambiato niente. Purtroppo persistono i problemi dell'organizzazione, della burocrazia, della non meritocrazia e presumibilmente anche della gerontocrazia. Ecco, era un'intervista realizzata a distanza via Skype con sempre i soliti disturbi
video che caratterizzano questi collegamenti. Ma dicevamo prima, perché abbiamo tanta paura dei vaccini, tanto da scatenare il fenomeno virale dei Novax e questo scetticismo nei confronti dei vaccini? Insomma, una cosa che in passato non è stata mai vista. E perché c'è così poca trasparenza in genere sui farmaci? Perché forse per prendere una medicina e guardarci dai suoi effetti avversi dobbiamo fidarci solo del bugiardino, il foglietto nello scatolo del farmaco, o perché su 25.000 segnalazioni di reazioni avverse ai farmaci per il 75% vengono dai medici e solo il 16% dai farmacisti, che quindi secondo uno studio di Assogenerici sarebbero poco proattivi sul fronte della farmacovigilanza? Sono tutti interrogativi che ci facciamo tutti, specialmente dopo i report televisivi, ad esempio sulle reazioni avverse al vaccino contro l'HPV, il papilloma virus, e quindi le preoccupazioni e anche le accuse all'attuale sistema di farmacovigilanza in Italia ed in Europa. E su questo argomento abbiamo una testimonianza di un membro dell'Agenzia Italiana del Farmaco, la professoressa Amelia Fiorella Filippelli, professore di farmacologia all'Università di Salerno, responsabile del servizio di farmacologia clinica al Ruggi di Salerno, che conferma come la salvezza contro le gravi malattie del nostro secolo è nella nuova frontiera dei cosiddetti farmaci proiettili, cioè i farmaci personalizzati. Risentiamo. Io immagino che ci sia bisogno sempre di altro, nel senso che nessun progetto che noi possiamo fare può essere completo, c'è sempre da migliorare, però io che lavoro in quest'ambito da ormai 30 anni mi rendo conto che la situazione sta sempre più migliorando, noi abbiamo molta più contezza di quello che succede, la realtà è che non è giusto che tutti vogliano sapere, bisogna sempre fidarsi degli esperti, sì. Quindi del medico, avere fiducia in quello che diciamo, il rapporto che c'è tra noi e il nostro medico, sì. E anche il nostro farmacista. Certo. La farmacovigilanza certo potrebbe migliorare e dipende anche molto da noi, perché purtroppo noi in Italia non siamo tra i paesi che segnalano di più. Ma tornando a quello che poi tutti vogliono sapere, per esempio ascoltavo l'altro giorno Report e ascoltavo le donne che avevano avuto questo problema con le loro bambine, eccetera, sì. Le quali dicevano non è stato facile fare la segnalazione. È completamente falso, perché in Italia, così come in Europa, anche il cittadino può segnalare direttamente l'evento avverso. Sì, quindi sì. Diciamo, sta a noi segnalare, certo, tutto quello che accade. Sì. Perché oggi i farmaci sono sempre più complessi da un punto di vista del loro meccanismo d'azione e della loro attività, se non usati bene possono essere rischiosi. Questo soprattutto in patologie gravi o patologie croniche. Nel nostro servizio di farmacologia clinica c'è appunto un laboratorio di farmacogenetica dove noi invece siamo in grado di personalizzare la terapia, non tanto e non solo per quelle patologie come il tumore, come il cancro, in cui a volte i farmaci possono essere veramente utili, ma qualche volta possono dare delle gravi reazioni avverse. Sì. Noi siamo in grado di prevenirle andando a controllare che il singolo paziente abbia solo i benefici e non i danni, ma anche, questo voglio dirlo perché è importante soprattutto per la popolazione salernitana ma anche campana che ne può usufruire, quindi per tutti i colleghi medici vorrei informare loro che per esempio anche per queste patologie cardiache che sono molto frequenti, noi ancora oggi moriamo di scompenso cardiaco, di infarto eccetera, e tanto si fa per ridurre questo fenomeno e si fanno anche interventi molto importanti e molto diciamo anche costosi da un punto di vista della salute, diciamo dei soldi che noi spendiamo, ma qualche volta inutili perché poi i farmaci che vengono somministrati ai pazienti non sono controllati. Ecco, i controlli, la parola d'ordine.
Dunque, per concludere, vaccinare può far paura, però è indispensabile. Bisogna vincere i pregiudizi, i terroristi di Google. Vaccinare è complicato poi perché bisogna combattere contro le scadenze, le carte, la burocrazia italiana, i dipendenti ASL spesso ineducati, le mamme e i papà che si inferociscono e protestano, il caos tra scuola, medici, presidi, professori. E allora ce lo siamo già chiesti in passato e ce lo chiederemo sempre per non complicarci la vita. Perché non sarebbe più facile vaccinarsi a scuola come una volta, come negli anni 70, quando i medici pubblici andavano in classe e tutto era più semplice. L'idea è stata lanciata dal presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, Ricciardi, raccogliendo subito l'approvazione di molte istituzioni per garantire un'adeguata copertura contro le malattie infettive. Oltre alle altre sedi vaccinali, cioè, sarebbe opportuno tornare a fare le vaccinazioni anche a scuola dall'elementare in poi, sia per i richiami, sia per quelle del periodo dell'adolescenza. Una sperimentazione di questo tipo, Vacciniamo la scuola, è stata già fatta lo scorso anno in alcune città come Roma e Palermo, promossa dalla Unione Cattolica Medici, ed è andata molto bene. Si tratta di una modalità utilizzata, ad esempio, in Inghilterra, e lo scopo è allargare le sedi vaccinali.